Il ciclone, quando arriva, non è che t'avverte. Passa, via e te porta via. E a te non ti rimane altro che resta lì buono buono a capì che forse, se non fosse passato, sarebbe stato parecchio, ma parecchio peggio. Io ti dico che se non era per quel ciambotto di rifinista e ne aveva aperto la finestra a stora, io ci avevo cominciato. Ma sei sicuro? Lo sa che sono sicuro. Te non gli arrivi lì, l'annusi e poi... Ah, fino a che presti stamattina, eh? Allora? Mancava solo lui. Oh, stammo a sentire chiù. Ma vedi questa? Io te la spacco contro la testa. Questa storia che te c'ha 10 ballerini spagnoli, quelle gran maialone. E a me non mi dici niente al baretto tuo, ma sei un bastardo proprio. A parte il fatto che ne è 10 e 5, e poi non è come dici te. Non ti preoccupare, che ce ne fo diventare io come deve essere. E poi perché te non mi hai invitato? Che fa? Pensi solo per te, bastardo? E poi sai che io per ste cose, tac, mi metto la sirena. No, 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 no. Emergenza passera, mi conosci? Ma come vuoi? Voglio che stasera venga a cena a casa tua. Ma è bello, andiamo. A casa mia, ma stora già sarà nel partire. Ci partite? Allora cos'è questa musichina spagnola che vende a casa tua? Ma si sente fino a piazzetta? Musichina. Andiamo un po' bene. Vieni, vieni. Ripartite, eh? Che ti dicevo? Ma che fanno? Non è successo niente. Auri!